Quel giorno Gesù uscì di casa e andò a sedersi in riva al lago di Galilea. Attorno a lui si radunò una folla tanto grande che egli salì su una barca e si sedette. Tutta la gente rimase sulla riva. Gesù parlava di molte cose servendosi di parabole. Egli diceva: un contadino andò a seminare. E mentre seminava, alcuni semi andarono a cadere sulla strada. Vennero allora gli uccelli e li mangiarono. Altri semi invece andarono a finire su un terreno dove c'erano molte pietre e poca terra. Questi germogliarono subito perché la terra non era profonda. Ma il sole, quando si levò, bruciò le pianticelle che seccarono perché non avevano radici robuste. Altri semi caddero in mezzo alle spine e le spine, crescendo, soffocarono i germogli. Ma alcuni semi caddero in un terreno buono e diedero un frutto abbondante, 100 o 60 o 30 volte di più. Chi ha orecchi, cerchi di capire. Allora i discepoli di Gesù si avvicinarono a lui e gli domandarono: perché, quando parli alla gente, usi le parabole? Gesù rispose: a voi Dio fa conoscere apertamente i misteri del suo regno, ma agli altri no. Perché chi ha molto riceverà ancora di più e sarà nell'abbondanza. A chi ha poco, invece, porteranno via anche quel poco che ha. Per questo parlo in parabole, perché guardano e non vedono, ascoltano e non capiscono. E si realizza per loro la profezia che è scritta nel libro del profeta Isaia. Ascolterete e non capirete, dice il Signore. Guarderete e non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile. Sono diventati duri d'orecchi. Hanno chiuso gli occhi per non vedere con gli occhi, per non sentire con gli orecchi, per non comprendere con il cuore, per non tornare verso di me, per non lasciarsi guarire da me. Voi invece siete beati, perché i vostri occhi vedono e i vostri orecchi ascoltano. Vi assicuro che molti profeti e molti uomini giusti avrebbero desiderato vedere quel che voi vedete, ma non l'hanno visto. Molti avrebbero desiderato udire quel che voi udite, ma non l'hanno udito. Ascoltate il significato della parabola del seminatore. Il seme caduto sulla strada indica chi sente parlare del regno di Dio, ma non capisce. Viene il maligno e ruba quel che è stato seminato nel suo cuore. Il seme caduto dove c'erano molte pietre indica chi ascolta la parola di Dio e l'accoglie con entusiasmo, ma non ha radici e non è costante. Appena incontra difficoltà o persecuzione, subito si lascia andare. Il seme caduto tra le spine indica chi ascolta la parola, ma poi si lascia prendere dalle preoccupazioni di questo mondo e dai piaceri della ricchezza. Tutto questo soffoca la parola di Dio ed essa rimane senza frutto. Infine, il seme caduto nel buon terreno indica chi ascolta la parola di Dio e la capisce. Egli la fa fruttificare ed essa produce 100, 60 o 30 volte di più.